eccoci qua. Buonasera, buonasera. E siamo ancora qua. E siamo ancora qua. Buonasera, ma che bello, che bello. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, stavamo chiacchierando. Finalmente. Stavamo chiacchierando con l'ospite. Siamo partiti 10 secondi in ritardo, ma perché stavamo chiacchierando con l'ospite. Sì. Poi è sempre così, ci mettiamo a chiacchierare. E però eravamo già pronti. Va bene, allora come state? Cominciamo a salutare. Ciao Ketty, Cinzia, Laura, Francesco, Rachele, Gianni, Terry, buonasera, Maria Pia, Naide, come state? Allora, intanto condividete la diretta nel frattempo che insomma prendete posto, vi accomodate. Grazie di essere qua in questa prima settimana post lockdown, dove insomma so che qualcuno arriverà più tardi perché insomma qualcuno fa orario più lungo, qualcun altro deve ancora tornare a casa, sono giornate di fuoco campali, anche se devo dire sembrerebbero giornate serene, almeno dai messaggi che ci arrivano nelle chat del club, no? Dalle prime serate, tutti molto felici, tutti molto sereni, ci raccontano di clienti educati, di clienti contenti dell'organizzazione, che si sono ritrovati in salone, almeno per quelli che hanno fatto le cose in un certo modo. Intanto saluto anche Stefano, Paola, Lorenzo, Corrado. Oggi vogliamo salutarvi tutti perché sarà una puntata un po' più calma di quelle che eravamo abituati a fare durante il lockdown. Avremo molte più cose, quello sì, perché le abbiamo concentrate tutte in un'unica diretta, che è questo Live Club, che andrà in diretta tutti i giovedì alle 21. Allora, intanto voglio andare in condominio, perché c'è anche il condominio, a salutare quelle che sono arrivate, perché molte arriveranno nel durante, perché come dicevo hanno i saloni da mettere a posto, quindi suoniamo il campanellino. Buonasera condominio, applauso al condominio. Buonasera, buonasera, so che state arrivando. Intanto Veronica, Erika, Giovanna, e Giovanna è l'unica che non ha ancora aperto, credo, ovvero Giovanna non ha ancora aperto, quindi lei è più tranquilla. Ma Veronica ha già aperto da lunedì, Erika ha aperto da martedì. No, Giovanna hai aperto tu, no? Giovanna non hai aperto, no, non hai aperto. No, non ti sento, non ti sento. Aspetta che controllo se è il mio volume. Magari ho chiuso, vediamo. Sì, ho chiuso io. Ecco, adesso ti sento. Tu non hai aperto. Okay. No, dicevo che è vero, sono ancora chiusa perché apro lunedì. Ho ribaltato completamente lo studio e praticamente abbiamo fatto uno studio nuovo. Lavoro. Però l'adrenalina è a mille, quindi non sono tranquilla perché c'è l'emozione. Sì, l'emozione. No, ecco, questo l'abbiamo visto. No, ragazzi, abbiamo visto. Che questo succedeva lunedì per chi non aveva ancora aperto prima martedì, poi è successo martedì per chi avrebbe aperto mercoledì e per chi avrebbe aperto giovedì, cioè chi ha aperto, serenità, bel lavoro, bella organizzazione, clienti contenti. Chi non ha aperto invece tremava, paure, pianti, isterie di tutti i tipi, perché oddio. Anche Zampieri ha ammesso di aver avuto l'adrenalina del lunedì sera. Vero? Sì, perché assolutamente. Come della prima volta, perché insomma era una sorta di ripartenza, che era come la prima volta, come la prima, che è l'adrenalina che hanno, dico spesso, che hanno i musicisti quando salgono sul palco, anche dopo 30 anni, i 5 minuti prima dici: ma come mai? Che sono teso? No, è l'adrenalina, perché insomma si ricomincia, quindi è sempre una prima volta. Ma c'è la foto della Giusy, eccolo lì. No, avevo paura che la Giusy fosse svenuta e fosse per te. Mi faccio vedere. Allora, vado un attimo ancora in condominio, così, eccola qua. Allora, no, perché Giusy, ho visto una foto girata, sembrava caduta, svenuta, invece era un'immagine ferma. Allora, chi è che prima dice subito a tutti gli altri che intanto arrivano? Mi raccomando, condividete la diretta, questo stato del il primo giorno. Chi è che mi racconta? Erika o Veronica? Il primo giorno. Veronica, tu che hai aperto lunedì, dai, racconta un po' a tutti com'è stato il primo giorno e come sono stati i primi quattro giorni. Sei ancora in salone? Sì, ho finito adesso. Mi sono collegata. Ma grazie, ma che applauso, ma che carina, guarda che bello. Grazie. Infatti c'è Laura dietro che finisce di lavare. Ciao Laura, ciao Laura.
Allora, come è andata il primo giorno? Cioè, i primi giorni? È andata bene. È andata benissimo perché non oltre le aspettative. Ho ricevuto tantissimi complimenti dalle clienti che poi hanno deciso di acquistare l'abbonamento. Mi hanno ringraziato tantissimo, come avevano già iniziato a fare. Il lavoro è stato super organizzato e devo dire che mi aspettavo molto peggio. Ero molto in ansia io per la riapertura. Ci ricordiamo, sì. Invece dopo, insomma, è andato tutto bene. Ecco, il tuo spirito del lunedì sera è poi stato quello di tutte le altre, quelle che hanno iniziato martedì, hanno detto la stessa cosa, mercoledì la stessa cosa e giovedì la stessa cosa. Quindi in realtà, diciamolo, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento in chat che non ha ancora aperto, perché qualcuno ha deciso di aprire dal weekend, quindi da domani, qualcuno apre da lunedì, eccetera eccetera, che poi quello che succede un po', no ragazzi, è stato questo, cioè poca attenzione, perché gli appuntamenti presi almeno per i primi 3-4 settimane, quindi ho visto qualcuno che ha pubblicato già il sold out di giugno. Pubblicate sold out perché è uno strumento di marketing, anche se è vero, non è che finto, siete sold out, mettete maggio sold out, se avete fatto giugno mettete anche giugno sold out, perché è un piccolo principio che si chiama principio di scarsità che funziona. Tra l'altro, perché oggi abbiamo detto, insomma, che il tema di questa puntata, che veleggerà, una puntata che adesso vi racconto, avrà un tema generalizzato sopra, su cui parleremo noi con Cristiano, con Nicolas, con Marco e con Stefano, che è anche con il condominio, che è appunto questa questione di automatizzare gli appuntamenti davvero in maniera vera, sfruttando il lavoro fatto in questi 2 mesi e mezzo in cui siete stati chiusi e avete organizzato bene, mettendo l'accento su cose che non vi devono passare non appena sarà finito questo periodo, cioè non appena avrete fatto gli appuntamenti degli abbonamenti che avete venduto, delle prepagate che avete venduto, e tornerete piano piano alla vita di prima. Ecco, tornare alla vita di prima non lo dovete fare, ma dovete imparare a automatizzare gli appuntamenti per non stressarvi più, perché sicuramente la cosa che è venuta fuori, e su questo Brad John sarà felicissimo, è che lavorate più serenamente. Ma ne parliamo, prima vi voglio spiegare come andrà la serata. Tra qualche minuto avremo il nostro ospite speciale, che l'avete visto, è Fabio Messina, che sarà con noi per una chiacchierata. Tra l'altro abbiamo scoperto, ci siamo allungati nella pre-puntata, perché abbiamo scoperto che lui fa un sacco di cose oltre a quelle che tutti conosciamo e perché è qua, e quindi sarà interessante anche conoscerlo da altri punti di vista. Poi avremo una collega, perché faremo anche il giovedì un pezzetto di quello che facevamo il sabato sera, cioè stasera avremo Anna Maria Greppi, che è una vostra collega, una come voi, che è passata da un tipo di salone a un altro, proprio attraverso il marketing, attraverso la gestione dei numeri, eccetera eccetera, e quindi ci faremo raccontare da lei cosa ha fatto e come l'ha fatto. Poi voglio ricordare un'operazione che abbiamo fatto durante il lockdown, che da questa settimana è diventata vera, visto che il condominio oggi ne parlavano, e chiuderemo con un video che ha trovato Nicolas, bellissimo, una parodia, insomma, che è veramente, veramente, veramente divertente. Allora, volevo andare un attimo da Cristiano. Intanto, mi raccomando, condividete la diretta, fatelo anche nei gruppi, mi raccomando, condividiamo anche noi. Cristiano, volevo partire da te, perché il titolo che abbiamo messo della puntata è proprio quella di automatizzare gli appuntamenti, e un po' l'hanno fatto, o attraverso l'abbonamento, o attraverso l'app, e poi lo diciamo sempre, se non è che dovete avere, se non avete la piattaforma Go, avrete il vostro modo, parliamo del concetto di smetterla di, ciao, posso entrare, posso venire domani mattina? E questo, la legge, diciamo così, tra virgolette, in questo momento lo impedisce, quindi molti sono trovati costretti a prendere l'appuntamento, ma poi andremo in condominio a chiederlo, dicono che lavorano meglio, sono più serene e il telefono squilla meno, e noi dicevamo anche lunedì nella riunione privata con le Platinum che probabilmente bisogna imparare a farlo squillare sempre meno, e quando squilla mandarli in altri canali a prendere l'appuntamento, perché diciamoci la verità, Cristiano, anche per voi di Boss è una soddisfazione che adesso si rendano conto
che vivere senza l'ansia di dover prendere l'appuntamento al mano perché loro sanno incastrare con... perché io so fare, ha i capelli lunghi, ma lei ha un braccio solo, ma mentre io con la sinistra faccio, tu riesci a fare quello, lei dov'è, una mia amica, la tengo 20 minuti, quella è nuova, 40 minuti... Ecco, senza questa roba qua, vivono meglio e probabilmente guadagnano uguale se non di più, no? Non è una soddisfazione? Assolutamente, non è un concetto banale quello che stai esponendo, non è facile da acquisire. E io dico la verità, sto più o meno affrontando la stessa difficoltà, cioè vale a dire, da una parte sono non felice, di più, realizzato perché finalmente tutto ciò che è automazione, sistematizzazione, automazione, tecnologia, è la trasformazione digitale nella sua essenza, nella sua pura essenza, cioè... l'utente nell'80% dei casi oggi si aspetta di poter interagire in tempo reale con il salone di acconciatura, e questo vuol dire che non interagisce con un umano, cioè interagisce con delle dinamiche tecnologiche, perché sennò sarebbe impossibile anche laddove ci fosse del personale dedicato al contatto col cliente. Quindi sono contentissimo. Dall'altra, ripeto, vivo lo stesso disagio perché fino all'altro giorno si parlava del fatto che, ed era difficile pensare il contrario, che un qualcosa potesse funzionare meglio di una testa di parrucchiere che incastrasse gli appuntamenti, no? Perché l'ottica era quella del iperottimizzazione di ogni... più ne faccio, più... è vero, giusto. Invece guarda, te hanno dovuto ricredersi, E invece il periodo, allora, ma ci siamo ricreduti anche noi nella nostra attività, perché anche noi con i disagi che ne vengono dietro, e avendo avuto due ripartenze quest'anno, perché la prima è stata a gennaio con il registratore telematico, al primo di gennaio tutti i saloni con invio telematico, bordello, e adesso l'abbiamo riprovato perché il 18 grossa parte dei saloni hanno riaperto e di nuovo bordello, quindi abbiamo dovuto anche noi, oramai vista la mole di clienti, portarli verso i canali asincroni, digitali, perché si lavora meglio, si riesce a mettere in fila le cose, a dare un servizio migliore, quindi assolutamente sì, e penso che se ne siano accorti tutti. E attenzione Cristiano, che il titolo di oggi è come aumentare per sempre, come automatizzare per sempre gli appuntamenti e farsi pagare prima, perché poi quello che è successo è anche questo, perché vuoi per la vendita degli abbonamenti, quindi ha creato un pagamento anticipato, vuoi perché hanno imparato a usare Stripe, hanno imparato, vuoi perché dalla piattaforma, dall'app si può pagare, insomma hanno eliminato una roba che io mi ricordo che io usavo già da 2 anni agli eventi, perché quando tu parlavi di calendario, di agenda, loro facevano sì con la testa, sì, della serie sì, aspetta che io faccio sì, sì, sì. Quando io dicevo però farsi pagare prima, lì tutti facevano come ha detto, ah, si può farsi pagare, ecco, quella che è sempre piaciuta, guarda te, è arrivata anche quella contemporaneamente, quindi hanno scoperto come automatizzare per sempre gli appuntamenti e farsi pagare prima. È quello che è successo, anche se non l'hai mai fatto, perché chi aveva fatto, no Cristiano, chi si era mai fatto pagare prima in un appuntamento preso da un'app o ecco, magari qualcuno gli abbonamenti li faceva, gli abbonamenti è una cosa che sì ma sicuramente erano poco diffusi, Nico, cioè c'è stato un avanzamento rispetto a questo argomento, poi vabbè, nel club si è andati addirittura oltre, perché il concetto è... Ecco, allora mi ricordo alcuni commenti, non so se tutte li ricordi, durante alcune dirette del tipo: ah, prepagate, ah, ma io già le fa, tutto qua, tutta qua la novità, è vero. non so se ti ricordi, sì, come no? Dai, un conto è fare una prepagata ogni tanto, un conto è avere il fatturato basato su abbonamenti prepagati, appuntamenti acquistati attraverso meccanismi tecnologici e quindi prepagati, del tipo che se buca l'appuntamento, vabbè, insomma, è già incassato, e altre dinamiche di questo genere, è tutto un altro cinema, ecco. Quindi nulla di paragonabile. Aggiungiamo senza stressarti un solo minuto. Adesso condividete la diretta che tra un minuto andiamo dall'ospite, ma prima vado proprio in condominio a chiedere questo. Chi lo chiedo? Non lo so, Giusy, tu hai già aperto, Giusy? Erika ha già aperto, sì. Chi è che ha già aperto? Non mi sentono, aspettate, come mai?
Oh. Scusate ragazzi, non so perché non mi sentivate, adesso mi sentite, adesso mi sentite. Allora, chi è che ha già aperto? Erika o Giusy? A tutti e due avete aperto? Io no. Sì. Giusy no. Allora, Erika. Allora, c'era chiuso il microfono, non so se avete sentito quello che abbiamo detto con Cristiano. No. Non sentiva niente. Ho visto, Ve lo rispiego, velocissimamente. Stavamo ridendo di voi, nel senso che come vi siete accorte di come far prendere l'appuntamento alle clienti, quindi da una parte con l'abbonamento che avete fatto, dall'altra usando l'applicazione, insomma in generale come si lavora più serenamente. Non ti ho sentita, quindi ti faccio questa domanda, Erika. In questi due, aperto martedì, quindi tre giorni, in questi tre giorni hai lavorato più serenamente di prima del Covid o tutto uguale? Molto più serena. Lavori, non devi correre come faccio di solito, che devo gestire tantissime cose. Il lavoro è più sereno, l'incasso va bene, c'è, quindi no, è un altro mondo. Fa 100 volte questo mondo. 100 volte questo mondo, quindi anche tu sei disposta, Cristiano, tipo matrimonio. Erika Girlanza. Vuoi tu Erika. Vuoi tu che il cliente prenda da solo l'appuntamento senza che sia tu ad incastrarlo come hai sempre saputo fare finché morte non ci separi? Assolutamente sì. Non ci credo, ma no, non è possibile. Che bello. Oh. Attenzione, in salute e ricchezza finché ti paga in anticipo. Esatto. No, vabbè, ma è giusto. Però abbiamo fatto l'unplay. È vero che è un altro pianeta. Poi è vero, magari farai due clienti in meno, ma insomma, se sei brava tra menu servizi, rivendita, eccetera, eccetera, guadagni gli stessi soldi, se non di più, lavorando meno e senza stressarti, perché ho consigliato alla Giusy, che è lì, visto che c'è, di non rispondere al telefono durante il lavoro, anzi di rispondere sì, appuntamento, c'è l'app, arrivederci. Cioè. Guarda, proprio inerente a questo, Nico, ti voglio dire che in questi giorni il telefono del lavoro avrà fatto massimo 6 squilli. Tutti gli altri erano tutti appuntamenti tramite app che io dovevo andare a modificare, perché si riprendevano anche magari quel quarto d'ora e non gli davano il servizio che volevano fare, quindi in automatico poi dopo io alla chiusura gli facevo la controproposta dell'appuntamento, il giorno dopo mi mandavano un messaggio con perché me l'hai spostato, ma in un quarto d'ora cosa pensi di fare tutto quel servizio? Ma io non posso mica aspettare un mese, li faccio. Se vuoi è così, se no non so cosa dirti. Queste sono le liste d'attesa. Va bene, ma adesso ho chiesto alla boss di eliminare le wish adesso. Va bene, comunque, allora, va bene, abbiamo... Non essere così nazista, però, porca miseria. Va bene, aspetta, ma non so come mai, schiaccio un bottone che chiude l'audio. Va bene, allora, abbiamo fatto un po'... Siamo entrati nel tema della diretta, adesso è il momento di presentare il nostro ospite. Vedete che sarà una chiacchierata davvero super interessante, perché lui è molto più di quello che pensavamo, perché abbiamo scoperto un po' di cose, adesso gliele chiederemo. Allora facciamo un applauso perché abbiamo con noi stasera Fabio Messina, eccolo! Addirittura applausi. Ciao a tutti, ciao, buona serata. Ciao Fabio. Benvenuto, grazie di essere venuto nella prima puntata del Live Club, perché insomma dire prima puntata sembra ridicolo con noi, ma in realtà dopo il lockdown iniziamo una nuova avventura tutti i giovedì sera, in cui non solo c'è l'ospite ma c'è anche un sacco di altra roba, e quindi sappi Fabio che una domanda te la farà il condominio, quindi ve lo dico ragazzi, preparatevi una domanda, vedete chi, scrivetevi tra di voi, perché a tutti gli ospiti da questo giovedì potete fare delle domande. Allora Fabio, beh insomma, sono il primo della fase 2, insomma. Sei il primo della fase 2, è vero, primo della fase 2, Fabio Messina. Allora Fabio, insomma tu sei un personaggio importante di questo settore, insomma sei qui da tanti anni, nonostante insomma, non sei anziano, sei giovane, cioè la mia età più o meno, quindi, ma hai fatto un sacco 37 anni, 37 anni che lavoro, dall'83. Dall'83, insomma, gli anni di carriera ne hai fatti, e tu hai tante cose, perché, vabbè, che sei un lifestylist, questo è indubbio,
però in questo momento sei anche molto conosciuto come formatore, perché hai un'accademia in più sedi in Italia, quindi ti occupi anche di formare i giovani, i giovani stilisti, eccetera eccetera. Insomma, sei uno come sei arrivato a fare tutto questo? Cioè, quindi hai si può dire, non sei una donna, posso dire la tua età? No, sei del 70, sì, come no, certo. 50 anni, 50, quindi, 50, 50 anni, 50 anni. Come sei arrivato, ecco, in breve, fino a dove sei oggi? Sì, sì, da dove sei partito? Ho iniziato come tutti, 13 anni, apprendista, scuola e lavoro. Poi a 23 anni ho aperto la mia prima attività a San Donato Milanese, primo negozio che si chiamava Diadema, e è andato molto bene perché nell'arco di 2 anni eravamo 22 collaboratori, quindi un negozio molto, molto importante. Ho fatto altri 2 negozi e a 28 anni mi sono ritrovato ad aver fatto tutto ciò che volevo come parrucchiere, nel senso che lavoravo nello spettacolo, facevo formazione, avevo i miei saloni, e mi ha fatto un po' paura il pensiero di passare gli altri 30-40 anni in negozio a fare le stesse cose. E da lì, per mia noia, ho venduto tutto, ho chiuso i saloni e sono partito col franchising, sempre col marchio Diadema. Ho fatto fino al 2008, avevo circa 98 saloni in franchising. Poi nel 2008 c'è stata la crisi, e piuttosto che chiedere i soldi a chi non li aveva e fare recupero crediti, ho chiuso il franchising e ho aperto l'accademia, e da lì è partita una nuova vita. Quindi adesso attualmente ho 4 accademie, e sempre per noia, perché poi quando riesco a fare le cose devo fare qualcos'altro, faccio tante cose. Ecco, quindi insomma una carriera... Tra l'altro, stato veloce. Sei stato velocissimo, veloce. Sì, no, ma giusto per dire, perché 37 uno... anni. No, giusto per dire, perché poi anche noi siamo rimasti un po' così, adesso cambiamo un attimo, perché abbiamo scoperto che tu hai... Come dice Alfio Bardolla, hai degli altri flussi di cassa, se vogliamo dirla alla marketing. Cioè, abbiamo scoperto che hai un ristorante, che ti occupi di musica, edizioni musicali, ma cioè fai mille robe. Sì, ho fatto... Beh, l'editore musicale lo sono diventato in questo periodo di chiusura, perché ero a casa a far nulla, e sempre per noia. Ho messo insieme un po' di amici, ho fatto una società che si chiama Ole Artist, mi sono iscritto alla SIAE, abbiamo composto il primo brano, tutto devoluto in beneficenza, un progetto che si chiama Nemico Invisibile. Il brano si chiama Il Nostro Tempo, c'è Mario Biondi, Annalisa Minetti, Dodi Battaglia, Curreri degli Stadio, insomma, un bel team. Sì. Settimana prossima uscirà il nuovo brano, il secondo brano invece internazionale, con musicisti internazionali, e questo è stato il periodo della chiusura. Prima di chiudere ho aperto questo ristorante che si chiama Giappugliese a Milano, quindi un giapponese pugliese, tutti e due, giapponese, no, tra... dopo un attimo sul menù, no, vai, dopo devo farti una domanda sul menù. È bellissimo, ci sono gli uramaki con le cozze patate, con no, cibi di rape, no, non ci posso credere, è meraviglioso. Ma dov'è, a Milano questo? A Milano. Meraviglioso. No, veramente, cioè io amo tutti, io sono metà pugliese e amo il giapponese, quindi spettacolo. Sì, vai, scusami, vai. No, poi vabbè, ho 4 negozi, 2 di alto livello, uno si chiama Rembo a Milano e uno invece maschile si chiama Belloveso, e poi ho 2 negozi invece più low cost che si chiamano Colorami, sempre uno a Milano, uno a Cerno Boscone, di cui adesso dovrei fare una catena di proprietà. Hai 4 negozi con 3 brand diversi? Ho 4 negozi con 3 brand diversi perché prendono 3 target completamente diversi. 3 target completamente diversi. Ho fatto, in realtà l'inizio è stato, facciamo dei test, vediamo cosa funziona di più. Fortunatamente tutti sono funzionati, ma uno in particolar modo vedo che è più semplice, e quindi, avendo già avuto l'esperienza di franchising, chiaramente è duplicabile, e quindi l'idea è quella di farne una decina di questi colorami nell'arco di un annetto. Questo è un po' il progetto sui saloni. Ho la fortuna che, avendo le scuole, ho il personale, quindi me lo formo io, e quindi diciamo... La preoccupazione di tutti è trovare personale, io me lo formo e quindi ho la fortuna di averlo, e poi avere i miei metodi, insomma, ho una garanzia in più, insomma. Ah, quindi tu hai potere competitivo. Accademie, quante hai detto? 4 accademie adesso? Io ho 4 accademie, sì, Milano, Mantova, Rimini e Brescia. Ah, quindi... L'altro Milano adesso lo stiamo rinnovando, Milano abbiamo 4.000 metri di campus, perché ci saranno anche le camere per dormire, la sala giochi, area relax, bar interno. Quindi sarà una struttura molto importante. Ah, cavoli, che figata questa qua. Quindi tu ti Poi c'ho l'immobiliare, ho 55 posti letto per studenti.
No, ma, ma aspetta un attimo, ma scusate, ma adesso io non sono un po' ignorante, cioè, ma è normale che le scuole dei parrucchieri abbiano il campus dove si dorme? No, in Europa. Ah, ecco, allora ti facciamo un applauso, perché no, sembrava, scusa, ma come l'hai detta, sembrava che, io l'ho visto in un paio di scuole nella mia vita, però no, cioè il campus con le camere per dormire... vedo il condominio che dice che condominio, voi avete, siete mai nati in una scuola col campus dove si dormiva? Vi è mai capitata una roba del genere? Tutti allibiti, Fabio, sono tutti allibiti, come vorreste tornare indietro? Deve ancora aprire, tra l'altro io ho il cantiere aperto, è stato chiuso 3 mesi, adesso fra un mese me la consegnano, però è ancora da aprire, quindi poi volevo fare l'inaugurazione in questo periodo che è saltata, e quindi purtroppo il mio orgoglio, diciamo, tutti i miei sacrifici sono concentrati in questa struttura, vedranno la luce più avanti, vediamo quando riuscirò a mettere insieme un po' di gente. Cavoli, che figata, complimenti, vorremmo poi vederla quando esiste. Io ho visto un paio di scuole, insomma, non ho dei grandissimi ricordi di quelle che ho visto, però vabbè, insomma, non sono un esperto, ne ho viste un paio, non mi hanno mai fatto questa impressione. Vedo in condominio tutte vorrebbero riavere 16 anni, secondo me, per tornare indietro e fare il campus. Ma i miei non li prendo, perché tra l'altro ho fatto anche una scelta di campo e prendo solo ragazzi diplomati o laureati, quindi sono tutti maggiorenni usciti dalle superiori, non minorenni. Ah, ok. Li formi, il meglio te lo porti nei tuoi saloni, perché giustamente me li prendo io, va bene. Senti Fabio, poi voglio andare in condominio a farti fare una domanda da loro, però ti devo fare questa domanda, dopo aver fatto un po' uno excursus su quante cose fai, questo lockdown, beh, insomma, quindi a te ti ha chiuso le scuole, il ristorante che non sapevo, c'è quattro saloni, insomma, quindi probabilmente, insomma, sarai stato anche tu colto da oddio che cavolo sta succedendo. Però passiamo già alla fase 2, cioè secondo te è cambiato un po' il mercato, cioè i parrucchieri sono cambiati o è l'inizio di un cambiamento? Oppure no, qualcuno cambierà perché sarebbe già cambiato e invece questo settore rimane così com'è? Qual è la tua visione da questo punto di vista? Allora, io credo che... Allora, spero, non credo, perché poi negli anni le speranze sono state tante, però poi non sempre si è realizzato. Però spero che questi 2 mesi abbiano effettivamente dato il tempo alle persone, perché il tempo c'era, non di oziare, ma di formarsi, di ascoltare... per esempio gruppi come il vostro, queste, voi avete fatto tantissime dirette, l'ho seguite anch'io, quindi insomma penso che tutti quanti si siano formati un po' di più, che tutti quanti abbiano preso coscienza di quanto sia importante anche non solo semplicemente tagliare i capelli e accogliere bene la cliente, ma tutto il resto, e forse questi 2 mesi valgono più di 10 anni quasi di storia. Vero, perché eh? Poi finché non ci sono i problemi la gente si porta avanti e continua a fare le stesse cose che ha sempre fatto senza problemi. Invece in questo caso ha dovuto rimboccarsi le maniche, trovare nuove strategie, cercarsele e quindi un po' studiare, e spero che questo sia servito. Sarà servito anche fortunatamente a toglierci un po' di quella che era un po' la concorrenza sleale, la fuffa del mercato, quindi dipendenti in nero, le ricevute fiscali non fatte, l'abusivismo, cioè quello è aumentato l'abusivismo, però diciamo per quanto riguarda i saloni, adesso sono più orientati a fare le cose in un certo modo, perché ormai tra pagamenti elettronici, anzi adesso siamo incentivati ancora di più, no? Per non toccare la moneta, è il primo veicolo di trasmettitore di virus, e quindi insomma spero che abbia sistemato un po' di cose. Poi chi non ce l'ha fatta, fargli imprenditore non l'ha consigliato il medico, quindi in qualche modo è un peccato, è un dispiacere, però fare l'imprenditore vuol dire rischiare, c'è il famoso rischio imprenditoriale, vuol dire essere preparati. E quindi chi non ha studiato e chi non ce l'ha fatta in questo momento sta chiudendo, ce ne sono diversi che chiudono, si è un po' ripulito anche il mercato, così in questo modo si ripulisce il mercato e forse effettivamente è una nuova era per il parrucchiere. Tra l'altro siamo stati sulla bocca di tutti, perché da televisione, politici, insomma tutti quanti cercavano i parrucchieri perché erano tutti spettinati con la crescita, quindi hanno tutti capito che valiamo un po' di più. È vero, tra l'altro stasera faremo vedere un video, una parodia di un paio di youtuber famosissimi, gente da 3 milioni di iscritti sul canale, che fanno parodie su temi fondamentali, e la prima parodia che hanno fatto in questa settimana è proprio sui parrucchieri, quindi sì, c'è da dire che è una categoria che ha avuto davvero tanta luce. Hai sentito i discorsi che abbiamo fatto nei primi minuti prima che entrassi?
cioè di saloni che hanno imparato a prendere le prenotazioni online, hanno imparato a farsi pagare prima, perché in questi, sì, questi che sono nel club, sì Fabio, questo te lo assicuro, hanno studiato tanto, quindi hanno imparato, sanno cos'è Stripe, cos'è PayPal, come farsi pagare prima, come creare abbonamenti, e hanno imparato anche, non so se hai sentito, sai, beh, insomma, tu sei del mestiere, no? Cristiano è tanto che dice l'agenda online, no? E loro hanno un'agenda per cui il cliente prenota, ma non è una vera prenotazione, è una richiesta, e loro, i saloni, devono scegliere come incastrare. Io ho sempre detto, ma perché dovete vivere così male? Io lavoro con l'agenda online, ma non guardo cosa mi prenotano, li metto lì, ma loro devono incastrare perché i capelli lunghi. Si sono accorti in questo periodo, perché devono, per regole, no, dello Stato, per l'anti-Covid, no, devono tenere la distanza, devono avere tot clienti per volta, solo su appuntamenti, si sono accorti anche che magari questa crosta, che per me era un po' assurda, ma che per loro era fondamentale, è diventata, bah, forse quasi inutile, perché cominciano a vedere che in realtà le cose nuove possono davvero far cambiare, ecco. Hai ragione, sono d'accordo con te, questo mercato si ripulirà, perché insomma molti non ce la faranno, però quelli che si sono andati da fare si stanno vedendo un mondo nuovo, un mondo diverso, e noi ci crediamo, anche perché insomma lavoriamo su questo da tanto tanto tempo, e quindi siamo molto molto contenti. Poi insomma, gli esempi lo dico anche per chi sta guardando, cioè Fabio Messina, insomma, è partito, no, facendo l'apprendista 37 anni fa, oggi è un imprenditore a più livelli. Credo che Alfio Bardolla sarebbe orgoglioso di te, Fabio, se fosse qua quando è venuto qui. Ha detto i parrucchieri siete tutti morti, avete lavorato col cassetto, non tutti, cioè, potevo dire, se c'eri tu, dice, guarda, lui non è così, quindi aspetta un attimo, non è che sono tutti così, non esageriamo, di questo siamo contenti. Allora ragazzi, chi è che vuole fare una domanda a Fabio, Nicolas, Cristiano, Marco, che poi voglio fargliela fare anche al condominio, preparatevi la domanda, Chi è che vuole fare una domanda, Fabio? Bragion, ti vedo. Vai, Nicolas, vai. Ti vedo, vai. No, io in realtà godo come un riccio. Perché... ti sei fermato qui? No, io sto godendo come un riccio, perché in realtà, a prescindere da tutto, il mio augurio è che in realtà il parrucchiere, proprio come figura professionale, abbia un po' la visione che sta parlando in questo momento qua Fabio. No, non dico di aprire ristoranti per forza, un'edizione musicale, ultra, ecco, lì quello lì proprio ultra campus. No, però è bello pensare quello di cui abbiamo sempre parlato, no? Quando io ho la conoscenza in una tematica e quella tematica riesco a svilupparci più flussi di cassa, allora è un bene per tutti, è un bene per l'attività, è un bene perché aumentando il proprio business si possono ottenere più risultati. Nicolas, diglielo Fabio, ma diglielo pure. Sai Fabio quante volte dice Nicolas ai clienti, sì, ma non vorrei mica morire seppellito in salone, cioè glielo dice secco, ma mille volte, ecco. Beh, ma qualcuno dice... ma io mi trovo bene, sì, ho capito adesso, magari fra 10 anni se cominci a ragionare, no, diglielo pure che tu, perché insomma... Ma no, ma sai, più che altro il concetto è che è un po' come se avessi una Ferrari che può andare 100.000 km all'ora e andassi in continuazione a 50 km all'ora. Secondo me ci deve essere un po' quella mentalità, non dico di fare degli investimenti rischiosi per voler fare chissà cosa, però quando noi diciamo ragionate da 1, 3, 5 anni, è proprio perché è bello immaginare che uno che ha un'attività, nel momento in cui in quell'attività, in quel salone, il business è sano, ottiene risultati, continua a crescere, uno possa iniziare ad immaginarsi non solo il piccolo salone, ma possa magari iniziare a immaginarsi un secondo salone, o poter ampliare con le proprie conoscenze più flussi di cassa che magari non dipendano solo dal salone, ma possano essere portati, che ne so, come dalla parte formativa o da altre tipologie di servizi / prodotti che derivino magari sempre dalla conoscenza nell'ambito del beauty. Quindi secondo me sono, quello come Fabio, sono begli esempi che a un piccolo parrucchiere o anche a un grande parrucchiere gli può dare quell'idea, quell'ispirazione di poter dire, magari oltre al mio salone c'è un mondo e potrei magari iniziare a guardare anche al di fuori della mia vetrina. Allora, tra l'altro ci sono delle opportunità incredibili adesso, perché adesso c'è la svendita, quindi io l'ultimo negozio che
scoperto, ho pagato 10.000 euro in un negozio arredato, quindi non è che no, ci vogliono chissà quanti denari per fare attività. Ma sono negozi che purtroppo sono in chiusura, e piuttosto che, non, che perderci tutti i soldi, c'è gente che li svende, e tu puoi aprire un'attività veramente oggi con 10-15.000 euro senza nessun problema. L'importante è avere una procedura, avere un metodo di lavoro, avere, avere una strategia, avere un brand positioning, avere tutto quello che serve per poter essere differenziante rispetto alla concorrenza. Ma infatti ti faccio questa domanda, no, Fabio, perché è un po' sempre l'argomento che esce fuori, no? Io ho un'idea del perché tante volte molti saloni rimangono ai 50 km orari anziché andare ai 10.000 km orari, e sono dell'idea che il mercato del parrucchiere in generale è sempre stato un mercato che ha puntato molto sulla singola persona, no? Sulla mia capacità tecnica di tagliare, la mia capacità di colorare, la mia capacità di fare belle acconciature o dei trattamenti molto efficaci. E c'è sempre stata questa difficoltà, tra virgolette, nel delegare quello che era il risultato per poterlo sistematizzare e replicare. E a me a volte mi viene quasi da pensare che il primo nemico che impedisce al parrucchiere di crescere è lui stesso, ma non per cattiveria, ma perché logicamente se torniamo all'artigiano di una volta, l'artigiano di una volta era quello che era molto bravo a fare una cosa e come la faceva lui non la faceva nessun altro, e quindi c'era questa difficoltà. Secondo te, anche nell'ottica di come si svilupperà il mercato, anche su i saloni che chiuderanno e i saloni che rimarranno aperti, ci sarà un po' meno questa concezione del tutto ciò funziona perché ci sono dentro io, e magari si svilupperà un po' di più il concetto del come faccio a rendermi inutile paradossalmente alla mia azienda. Bravo, perché non l'abbiamo detto perché Fabio tu sei inutile ai tuoi saloni, cioè non ci stai mai proprio. Assolutamente no, io sono inutile, io sono fortunatamente inutile a tutto, spero di non essere inutile a mia figlia e mia moglie, per il resto mi va e voglio essere inutile, quindi per fare utili bisogna essere inutili, quindi questo è un mio mantra che mi porto dietro da anni, quindi diciamo che è la differenza tra l'imprenditore e chi invece si compra il proprio lavoro, cioè io mi apro l'attività, mi sto comprando il lavoro dove faccio i miei sacrifici, dove voglio fare tutto io e sono io, sono più bravo, e l'imprenditore che invece inizia a avere uno staff, delle procedure, una formazione, una delega, e questa è la differenza. È chiaro che sempre più bisogna essere imprenditori, quindi nel tempo saranno sempre meno i saloni orientati, come dicevi tu Nicolas, sul faccio tutto io, ma ci saranno sempre meno, è una cosa lenta, ma ci saranno sempre, e quelli che invece hanno già capito di fare gli imprenditori. Quanta gente ha il bravissimo lavorante che a un certo punto perde per qualsiasi motivo, questioni economiche, questioni di ambizioni, e alla fine diventa un concorrente? Quello è il primo errore, cioè non può diventare un concorrente. Il buon lavorante, prima ancora che gli venga lui la voglia, sono io che devo mettergli in bocca e in testa il fatto che possiamo aprire un'attività insieme, e così faccio già la mia seconda attività. Quindi anziché avere un concorrente, un socio. Quindi tutti avrebbero l'opportunità di... Poi ci vuole coraggio, tra virgolette, conoscenze, e soprattutto conoscenze, insomma, competenze. Bisogna studiare ciò che non piace studiare a molti. Molti vogliono fare sempre solo le cose artistiche e stilistiche. Invece bisogna proprio studiare le cose che non piacciono. Bisogna fare le cose difficili. Le cose facili le hanno fatte tutti. E i risultati non sono stati ottimi per tutti. Quindi bisogna iniziare a fare le cose un po' più difficili. Va bene, io sì. Penso che la cosa che potrei chiedere a Fabio, visto che ci conosciamo ormai da quasi 20 anni, e sì, quando l'ho conosciuto in via Copernico era nel momento anche di massimo splendore come parrucchiere, quindi il fatto che una persona che da artista diventa alla fine un imprenditore, se questo aspetto creativo non gli manca un pochettino, perché comunque è abbastanza strano, e tante volte abbiamo visto dei grandi stilisti, grandi personaggi che sì, hanno fatto dei gruppi, hanno aperto saloni e tutto, però comunque sono rimasti nel lato artistico sempre molto molto attivi. Quindi la domanda è appunto questa parte qua, non può mancare. Questo per dare un segnale anche a tutti coloro, certo, che si trincerano dietro la loro passione quasi come una scusante per non affrontare la possibilità di diventare imprenditori. Guarda, semplicemente ho spostato il focus, nel senso che trovo passione, trovo creativo fare business.
Quindi la creatività che prima usavo per fare, per inventarmi il maculato a Sanremo sulla Brunetti, la uso per inventarmi... È un buon focus, in effetti è un buon focus, condivido, è un gran bel focus. Mi piace, mi diverte fare business. Io in questi giorni sto impazzendo perché da ieri pomeriggio è arrivato un nuovo decreto incentivi, no? E sto guardando in tutti i cavilli, in tutte queste norme, in questi articoli, dove posso fare business. E ne ho trovati diversi. Quindi ho già chiamato commercialisti che tra l'altro ne ho 10, ma semplicemente perché ne ho 10? Non sono un imbecille, forse sì, non lo so, perché ne basterebbe uno, mi costa meno. Però per ogni attività uso un commercialista diverso, perché poi quando parlo con ognuno di loro purtroppo mi dicono sempre cose diverse. E quindi chi si affida a un commercialista di fatto spessissimo sbaglia, perché? Perché il suo commercialista non è competente, perché ognuno ha le sue. E quindi io, avendo più commercialisti, insomma, la maggioranza, se vedo che la maggioranza va su un certo tipo di strada, credo che quella sia la strada giusta. Oppure dico io cosa fare. Sei andato ben oltre alla seconda opinione. Sei andato ben oltre alla seconda opinione. Senti la terza, la quarta e anche la quinta. Assolutamente. Poi fai una media. Bene. Guarda, certo. ho studiato per 2 anni la parte fiscale e faccio io la parte fiscale della mia attività. Sono io che dico al commercialista cosa fare e ho risparmiato tantissimi soldi. Ho fatto veramente un cambio completo, proprio perché so come si fa a fatturare tutto e a pagare poche tasse. Questo è legalmente, ovviamente. Sì, sì, ovviamente, certo. Ci mancherebbe. No, però è importantissimo. Va bene. È importantissimo sapere, perché sennò si è in balia degli altri e i soldi sono i nostri e il sedere è il nostro. Quindi in prima persona devo studiare. Bene, in questo momento andresti d'accordo anche con Massini Rosati, un altro ospite che abbiamo avuto. Sì. Quindi, beh, direi quindi, con tutti quelli che sono passati. È vero, è vero. D'accordo. Allora, Fabio, andiamo in condominio. Ragazzi, chi è che ha la domanda per Fabio? Chi ce l'ha? Veronica. Io. Veronica, allora, aspetta. Vai, qual è la domanda? Ciao Fabio. Io volevo cogliere l'occasione per chiederti, dato insomma anche quello che hai raccontato, se e quando c'è stato un momento particolare in cui hai avuto quello switch mentale che ti ha fatto passare da parrucchiere, diciamo così, a imprenditore che fa business, se c'è stato qualcosa che ti ha, qualche momento particolare, qualche avvenimento particolare o qualche periodo che ti ha spinto, diciamo, a cambiare proprio prospettiva. Quando sei passato da parrucchiere? Sì, bellissima domanda. Tra l'altro ci devo riflettere su, però diciamo che provando a rispondere, io come molti credo, da parrucchiere, stilista, artista, ero abbastanza presuntuoso, nel senso che pensavo come molti di essere bravissimo, no? Mi avrei inventato delle cose, quindi e soprattutto quando facevo i business come i negozi, ho sempre pensato che la mia forza era superiore rispetto a quello che mi accadeva intorno. Questa è una cosa positiva da pensare comunque, però di fatto lasciavo andare via tutto, cioè io ho fatto i negozi, 3 negozi, poi l'ho venduti, ho fatto delle altre aziende, ho fatto una linea di make-up che ho venduto, cioè ogni cosa che mi stufava quella vendevo e mi rendevo conto, a un certo punto mi sono reso conto che partivo sempre da zero, quindi ho seminato, quando era il momento di raccogliere in realtà mollavo tutto e a un certo punto mi sono detto no, adesso tutto quello che faccio da adesso in poi mi deve rimanere, deve darmi beneficio sempre, non solo in quella fase della vita. E allora ho iniziato a studiare tutte le strategie per poter diventare un imprenditore. Ho studiato con Alfio, ho studiato con Rosati, conosco tutti i personaggi che bene o male si conoscono, ho fatto un po' il giro, mi sono formato, mi continuo a formare tantissimo e mi ha aperto la mente. Questa formazione diversa, extra settore, mi ha aperto la mente e adesso mi diverto, non è questione di business, cioè, perché poi uno può sembrare che vuole fare i soldi, vuole fare... E invece mi diverto, è come tagliare i capelli, cioè mi diverte. E quindi io se riesco a fare delle cose mi diverte, poi ne faccio altre. Però è la testa dell'imprenditore totale adesso, con la creatività spostata sull'imprenditoria. Bene, bene, grazie bene. Davvero. Grazie. Grazie Fabio, che bella chiacchierata. Senti, c'è qualcosa che vuoi dire prima di salutarci in particolare? Voglio salutare. Che non... è vero, è vero, avremmo chiacchierato un'altra ora. Il mio mantra, che è segnato dappertutto, nella mia scuola, nelle mie attività, e sono i 3 virus che sempre chiedo a tutti di non avere, di vaccinarsi, a parte il coronavirus, che è quello chiaramente speriamo che arrivi. Ci sono 3 virus che invece noi soli possiamo riuscire a risolvere, che sono la lamentite, quindi quelli che si lamentano sempre, la scusite, quelli che trovano sempre scuse, e la rimandite, quelli che rimandano sempre. Se ci vacciniamo su questi 3,
il futuro non ha problemi, non ha limiti, non ha preoccupazioni, però lamentarsi, scusarsi, rimandare o trovare scuse, insomma, è quello che ha fatto il male di tante persone. Prima della diretta stavamo chiacchierando e le chiacchiere stanno a zero, no? Si diceva che noi, voi siete il gruppo del fare, io sono assolutamente una persona del fare, e quello che racconto e quello che faccio, in realtà non insegno null'altro, non insegno cose che ho letto sui libri e basta, ma ho messo tutto in pratica quello che dico, e quindi è fare. E la verità è che se si vuole arrivare da qualche parte bisogna fare. Non è vero che volere potere, no, è fare potere. Quindi l'importante è questo che mi sento di dire, perché troppa gente pensa di sapere, magari sa anche, ma poi se non fa non serve a niente. I famosi tuttologi. E qui si gongolerà, Nico, qua si gongolerà proprio, sì, no, ma senza, no, senza, è vero, precedenti. È vero, davvero, è stata una, è vero Fabio, avremmo chiacchierato ancora, siamo partiti alle 9:20 a chiacchierare, avremmo chiacchierato ancora, ma magari avremo un'altra occasione. Grazie davvero, un applauso super a Fabio Messina. Grazie. Grazie a Fabio Messina, davvero un personaggio, come posso dire, sorprendente, perché già sembrava uno, insomma, con tante sfaccettature, ma in realtà più di quelle, che sembravano. In realtà abbiamo scoperto, no, da queste interviste, queste chiacchierate aprono la mente innanzitutto a tutti noi, quelli che ascoltano, perché insomma si impara tanto, ma in più, dato che queste sono chiacchierate con persone, dalle persone si impara tanto e si scoprono mille cose che non ti aspettavi neanche. Va bene, allora state per venire, abbiamo ancora tantissime cose, avremo tra poco una vostra collega che ci racconterà invece, partendo dalla parte opposta, cioè il piccolo salone, quello che ha fatto negli ultimi mesi col marketing, con la gestione dei numeri. Tra un po' la chiameremo, ma prima due cose. Allora, torno in condominio tra poco, perché voglio riprendere l'argomento. Intanto continuate a condividere la diretta, vedo che adesso state arrivando, siete cresciuti perché avete chiuso i saloni, quelli che hanno chiuso fino alle 21 li avete chiusi, grazie, vi faccio un applauso alle ragazze in condominio, a quelli che stanno arrivando in chat in queste ore così frenetiche, no? Visto che i primi giorni se n'è andato via l'audio ancora, ogni tanto va via, io non schiaccio il tasto mute, non so perché il condominio si spegne da solo, ma non si sa com'è, voi fatemi ingegno, io vi vedo, davanti. Allora, dicevo, avremo tante cose ancora, due cose. Una, voglio ritornare sulla questione, davvero, chi l'ha già fatto, chi ha imparato, sta imparando a proprie spese, in realtà non è la parola giusta, ma a proprio vantaggio, che automatizzare gli appuntamenti è cosa buona e giusta anche per la vostra vita. Cioè, aver sentito tanti saloni, tante vostre colleghe, vostri colleghi che sono tornati in salone e non stanno soffrendo più di tanto, è vero che comunque una cliente dietro l'altra, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 7, sono stanchi, si arriva tutti, anche perché stanchi di martedì o di mercoledì è una bella roba, no? Delle volte il martedì ci si riposava, grandi sbadigli, e invece, insomma, se si è stanchi il martedì va bene, stanchi il mercoledì è un momento così, ma può continuare il momento se si continua, attenzione, a fare le cose in un certo modo. E visto che avete tutti questi grandi vantaggi, perché alla fine cos'è venuto fuori, no? Dalle clienti a cui sono stati proposti gli abbonamenti, no? O alle clienti a cui è stato detto di pagare prima. Non è venuta fuori questa rivoluzione per cui la gente ha cominciato a picchiarvi, a sfondare le vetrine, ad insultarvi. Qualcuno, certo, c'era qualcuno che ha detto: ah, ma io com'è? Devo pagare prima, ma non esiste. O qualcuno: come, non c'è posto per me lunedì 18, non è possibile. Vengo qua da 25 anni, non, io non è, com'è possibile? Cosa può essere? Cosa sarà mai? Cosa sarà mai successo? Niente, diciamo che lo abbiamo vissuto anche noi in boss, devo essere sincero, questo stress, perché in effetti in tanti si sono un po' lamentati e hanno detto: ma come mai è tutto il giorno che chiamo e non trovo risposta? Quasi abbiamo dovuto giustificarci del fatto che più di 2500 saloni sono ripartiti nell'arco di 3 giorni, in sostanza. Quindi è una cosa che, come esempio, lo uso spesso ai clienti. Quindi se tutti i tuoi clienti ti chiamano e vogliono venire il 18, probabilmente qualcuno non sarà contento. Ecco, qualcuno non sarà contento, però insomma qualcuno che: oddio, ma si paga prima. Ma in realtà, nella maggior parte dei casi,
Ma non lo so, ci deve essere un tasto per cui io clicco un tasto. Questo, vediamo, è questo o è questo? Non lo so. È questo? Ah, è questo, ho capito. Ho capito quale tasto è. Dicevo, ci sono dei casi in cui qualcuno si è lamentato, qualcuno, ma poca roba. Devo dire che in realtà nella maggior parte dei casi, no Benigni, anche nelle chat, quando abbiamo chiesto, oggi abbiamo mandato il messaggio, come va? Tutti molto felici, molto grazie, sì. E oltretutto devo aggiungere che la cosa che fa più piacere è che in realtà abbiamo avuto dei saloni che ci hanno detto: ragazzi, io in 3 giorni con i clienti che hanno fatto abbonamenti, non ho mai avuto una rivendita così alta. Quindi significa che gli upselling spiegati bene, fatti bene, poi portano anche a un aumento della rivendita. L'abbiamo spiegato più volte, sì, cioè un cliente che non doveva essere subito, cioè in realtà l'hanno già percepito, perché in realtà l'abbiamo detto, sì, per nelle prossime settimane, e invece già hanno percepito, no? 100 euro di rivendita oggi, come mai, Cioè, gente che veramente diceva: non avrei mai immaginato di rivendere così tanti prodotti in così poco giorni, in pochi giorni. Invece poi hanno concretizzato ciò che avevamo detto, cioè un cliente che magari ha già un abbonamento, quindi ha già, tra virgolette, acquistato un percorso di più sedute, quando viene in salone è molto più propenso magari a provare il prodotto, provare un servizio in upselling, rispetto a uno che deve venire e pagare tutto il servizio in un unico giorno. Bravo, ma senza un upselling preparato, tra l'altro, in Nicolas, perché per esempio, esatto, anche i nostri soci non è che li abbiamo già messo, quest'anno abbiamo saltato, no, l'iniziativa di maggio, quindi non c'è neanche un upselling organizzato, quindi in realtà quello che sta succedendo è semplicemente il risultato di clienti che hanno già pagato, arrivano e che quindi magari spendono degli altri soldini, così figurati quando ci sono le iniziative, no, preparate, costruite proprio per fare upselling, i risultati che si possono avere. Quindi no, a proposito, sì, di iniziative, vogliamo introdurre il nuovo ospite? No, prima dell'ospite, in realtà, perché c'è una scaletta da seguire, prima dell'ospite devo ricordare... Ma fiscale! Sì, no, perché lo devo fare adesso. Mi sembra quasi Bragion quando si parla di burocrazia. No, intanto tu la puoi invitare. C'è burocrazia? C'è da parlare di burocrazia? Intanto tu la puoi invitare, no, perché è il momento di... è questo il momento di fare rivedere... e di riparlare dell'iniziativa che abbiamo tirato su qui nelle settimane scorse, perché il video, grazie agli infermieri, operatori sanitari e medici, è questa la settimana da cui, insomma, cominciano a venire le infermiere, cominciano a venire i medici, e quindi è giusto rifare vedere il video e ricordare a tutti che questa iniziativa c'è. Qualcuno diceva: come si fa a riconoscere chi è veramente un infermiere col tessierino, immagino, se non è già vostra cliente? Normalmente, insomma, sono vostri clienti, ma magari anche il caso di prendere un infermiere, un medico come nuovo cliente. E allora vogliamo rivedere il video, se riesco a farlo rivedere, se lo trovo, con cui abbiamo, eccolo qui, con cui abbiamo lanciato questa iniziativa, che tra l'altro devo dire, non ho fatto il calcolo di quanti giornali ne hanno parlato, perché quelli che hanno parlato del club, ma soprattutto grazie a voi che avete condiviso questa iniziativa facendo il vostro video, vi hanno chiamato, quindi siete andati su tantissimi giornali, tantissime riviste, trasmissioni televisive, e insomma, molto bello. E quindi ricordiamo che cos'è il video grazie, che da questa settimana diventa una cosa vera. Cari medici, cari infermieri, cari operatori sanitari, noi vogliamo ringraziarvi di tutto cuore per quello che state facendo per tutti noi e per i nostri cari. Voi che siete i soldati di questa guerra e che state in prima linea con coraggio e passione per fermare questo nemico invisibile che potrebbe in ogni momento cambiare per sempre la vita di tutti noi. Mentre combattete, il mondo va avanti in qualche modo, più lentamente forse, ma va avanti. E domani, grazie anche a voi, tutto questo finirà e tutto riprenderà a correre.
come e più di prima. Ma noi non vogliamo dimenticare quello che avete fatto per noi, rischiando la vostra vita e quella delle vostre famiglie. E quindi vogliamo dirvi che quando riapriremo i nostri saloni e i nostri centri estetici, noi ci saremo per voi come voi ci siete stati per noi. Sarete nostri ospiti per un taglio ai vostri capelli trascurati dal duro lavoro, una manicure per le vostre mani cotte dai guanti protettivi, un trattamento al viso sciupato dalle ore di mascherine o per coprire quei capelli bianchi che segneranno per sempre le vostre vite. Un piccolo regalo, ma l'unico che possiamo davvero fare con il cuore. Noi che proviamo a proteggere le nostre famiglie, cercando di ricostruire il nostro domani, e che vi ringrazieremo per sempre, comunque vada, per quello che fate per noi. Grazie. 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 Davvero di cuore, grazie. Grazie, grazie a tutti, e da questa settimana diventa vero, quindi non vi dimenticate, perché poi abbiamo visto, non so se avete visto i giornali, i telegiornali, le infermiere incatenate in piazza Torino, perché poi alla fine gli hanno dato 60 euro di più nella busta paga nel mese cattivo, insomma nel mese brutto, difficile, quindi... Avevano detto tutti, non ci dimenticheremo, non ci dimenticheremo, in realtà sembra che ci siano dimenticati. Vabbè, voi non vi dimenticate, se viene un'infermiera, un medico, chi ha aderito, siete liberi di farlo, però insomma, fatelo. Va bene, allora, è arrivato il momento, sì, della seconda ospite, se l'hai già invitata, Nicolas, posso già vederla? Aspetta, scusa che avevi il microfono. Come? L'avevi già invitata? Sì, è già dentro. Ah, ok. Gli ricordo all'ospite di attaccare poi il microfono adesso che la presentiamo, così la sentiamo. Ok, va bene. Allora, dicevamo che abbiamo una collega, una vostra collega. È sempre una parte molto interessante. Il sabato abbiamo sempre fatto così durante il lockdown e vogliamo farlo anche questa volta, perché insomma, ascoltare i colleghi è molto utile, perché insomma. Sai, quando ci sono i mega ospiti, no? Dici, cavoli, Fabio, qualcuno diceva, ma come mai ha fatto un ristorante? Ho visto in chat, no? Chi è che diceva come mai ha fatto un ristorante? Si va a rivedere, per esempio, l'intervista a Alfio Bardolla per capire che cosa vuol dire diversificare, avere vari flussi di cassa, quindi perché? Poi, a parte il fatto che non so lei Benigni cosa ne pensa, ma io, un pugliese, un giapponese, voglio provarlo, Bragion, secondo me dice di sì, e lui... E come sono me, già là. Prova tutto, però insomma, a me piace il giapponese, sono metà pugliese, quindi vorrei proprio vedere, quindi sicuramente cosa carina. E dicevo che poi andare alla realtà, cioè sentire i saloni più piccoli come hanno fatto, se hanno fatto dei cambiamenti, diventa utile per chi è all'inizio e quindi deve decidere, ok, ma io che voglio fare? Voglio rimanere qui? Voglio cambiare o voglio diventare anch'io qualcosa di più? E allora diventa sicuramente interessante. Allora, quindi abbiamo con noi stasera una di voi, è una parrucchiera che ci racconterà la sua storia. Devo dire che lei è una, insomma, che è una di quelle, visto che Fabio ha chiuso con il fare, ecco, lei è una di quelle che le cose le fa, non si tira indietro, anche se le cose gli sembrano più complicate di quelle che sono. E quindi stasera è con noi Anna Maria Greppi! Eccola! Buonasera, buonasera! Eccola lì! Anna Maria, guarda! Anna Maria, guarda, per te questo è un po' un test, eh? Perché tu non sei in condominio, vero? No. No. E ti piacerebbe entrare in condominio? Ma perché no? Perché no? Adesso magari le ragazze del condominio ti sentono e dicono, ma come mai l'Anna Maria non è in condominio? Non è in condominio, perché poi... Come mai? Io sono sempre un po' timida, un po' riservata, sempre un pochino esatto, di tempo. Esatto, perché tu sei un po' timida, la verità è quella, no? Perché in realtà, insomma, di cose ne hai fatte. Allora, innanzitutto raccontiamo, tu arrivi dal mondo boss, nel club ci arrivi dopo, no?
Da quanto? È un anno che ci conosciamo. Nel clan. E con Boss da quanto vi conoscete? Quanti anni sono, Marco? 4. Marco, quanti anni sono? È la memoria storica, Marco. Marco, c'è cioè, proprio. Marco, tu hai visto. Penso almeno 4-5 anni, sì. 4-5, perché sono entrata col Go Traditional. Ma ricordo quando sono stato l'ultima volta da lei, proprio in virtù del cambiamento fra Go Traditional e quello nuovo, in effetti era un po' smarrita, un po' spaesata, e in quel momento lì sono riuscito a dargli una botta di vita e si è proprio risvegliata e ha ripreso. Ottobre 2015 potrebbe essere, perché poi se mi scatenate le informazioni sapete che io ecco che la parte burocratica però lì è stata la seconda parte, cioè no, io ero già cliente prima, invece lì nel 2015 quando è venuto Marco io gli avevo detto, gli avevo mandato un messaggio, gli avevo detto guarda, o mi mettete in grado di usarlo questo gestionale o se no io mollo tutto, non lo uso più. Ma scusa, la domanda è questa, scusa mia Anna Maria, adesso non so se tu sai che non si chiama più gestionale, si dice piattaforma, però, la domanda te la devo fare alla gestionale, cioè scusami, tu da che anno hai un cioè, il gestionale dal 2000, prima del 2015? Sì. Cioè, come ma, cioè, nel senso, tu hai, dove hai il salone? A Vercelli, ecco. Hai un salone grande o piccolo? Medio. 100 metri. 100 metri. E quanti siete? Adesso siamo in 4 con me, tre dipendenti. Ma Boss è stato il tuo primo gestionale? Sì. E come hai fatto? Cioè, perché una come te decidi di prendere, di entrare nel mondo di un gestionale? Poi avrei scoperto che invece è una piattaforma, ma cioè, come sei entrato nel mondo? Sì, perché all'inizio, alla fine lo usavo come una bicicletta all'inizio, quindi è quello che gli dicevo con Marco, io ho una Ferrari e sto andando in bicicletta. Io no, ma la mia domanda, aspetta Anna Maria, la mia domanda è meno marchetta di questa, la mia domanda sì. È più, ma una come te, no? Una signora che ha un salone nel 2013-2012 decide di mettere un gestionale di quelli grossi con tanta roba, cioè cos'è che ti è scattato in te, perché non hai continuato con il tuo bel block notes e la penna, perché insomma non è che dici, capito cosa voglio dire, non eri Fabio Messina, no, con 5 saloni, eri, perché cosa ti è scattato in testa? Te la dico proprio papale, brava, perché esatto. Mi sono resa conto che il tempo passava, io cominciavo diciamo a essere già un bel po' di anni storici di lavoro e che praticamente non avevo mai soldi in tasca. Oh, vedi, questa è una risposta che merita un applauso, vedi che volevo arrivare a qualcosa di più concreto, no? Se no ci facciamo le pugnette a vicenda, come si dice, no? Siamo tutti bravi. No, invece è più figo così, questa è la verità, cioè, perché dopo un po' di anni hai detto, cavoli, ma come a me non mi rimane in tasca niente, forse devo controllare i numeri. Quindi è stata questa, vedi, che poi alla fine è vero che uno cresce. E senti, ma allora, domanda, questa deve ascoltare il mio, ma allora, com'è che ti chiamavi? Come si chiamava il salone? Anna Maria Greppi. Anna Maria Greppi si chiamava il salone. Ma tu eri contenta di chiamarti Anna Maria Greppi? Ma allora, adesso mi dico... No, no, ma no, lascia fai finta che non ci sia, come prima sul gestionario, rimani seria, è la tua storia. Dovevo scegliere il nome, non mi piaceva neanche uno, mi sembrava... No, ma aspetta, brutti, la domanda è come prima, è un'altra. Cioè, quando ti chiamavi Anna Maria Greppi... E quanti eravate? Che poi non ne ha uno di nome, ne ha due. Anna Maria Greppi. Cioè, non è neanche Marco Rossi. Anna Maria Greppi. No, ma aspetta, aspettami. Quando ti chiamavi Anna Maria Greppi, eravate già in 4 in salone? No, in 3. Eravate in 3. Vabbè, da quando arrivo dal negozio, perché prima avevo un negozio molto più piccolo, avevo un negozio di 47 metri quadri, proprio un buchetto. Sì. Adesso sono 11 anni che sono nel negozio nuovo. Ok. E niente, prima ero in 2, praticamente io una dipendente, poi a volte ne ho avute 2, poi sono tornata una, tiravo e mollavo, maternità difficoltosa, riassunto, licenziato,
insomma, adesso diciamo che, attenzione, che è uno staff stabile. A Zampieri gli si sono allungate le orecchie, ha cominciato a sentire. Io sono già zampierizzata. Ah, io sono già zampierizzata, hai capito? No, ma ragazzi, attenzione, perché l'Anna Maria, attenzione, cioè l'Anna Maria è come posso dire, tu sei una persona speciale, Anna Maria, sai perché? Perché tu sei, secondo me, la parrucchiera, proprio la parrucchiera col salone, una signora che fa il suo lavoro, ma in realtà con delle intuizioni e con un atteggiamento nelle cose che invece non è da parrucchiera. Perché è la domanda che ti ho fatto sul gestionale, alla fine poi mi ha risposto, perché porca miseria, c'era un problema, io lavoravo tutto il giorno da un po' di anni e quando ti sei avvicinata al club, quindi hai sentito Benigni dire, allora non potete avere il salone che si chiama col nome e cognome, e tu porca miseria mi chiamo Anna, però guarda che quello che mi ha fatto scattare è stato veramente quello, perché quando ci siamo conosciuti a maggio dell'anno scorso, ti ha fatto scattare aspetta, in che senso? Ve lo volevi menare come fanno molti quando dice sta roba, oppure ti ha fatto scattare nel senso che hai capito? No, perché io avevo un grosso problema che adesso sto risolvendo con Zampieri, che il negozio girava sempre tutto attorno a me, e quando ha parlato Nicola, se io ho detto, ma se io continuo a chiamarmi col mio nome non ne verrò mai fuori. Ed è quello che mi ha fatto scattare di dire andiamo avanti e pensa voglio vedere dove mi portano queste persone. No, è strano, no, Nicolas, perché questa non quasi mai è una cosa che fa scattare. Normalmente è un problema questo, no, Nicolas? Non è una roba che dici, ah, cavoli, mi hai salvato, finalmente ho capito. In realtà spesso ti scontri con delle cose opposte, cioè della serie, quando dici di togliere il nome diventa un suicidio. No, io assolutamente no. Quando Nicolas mi ha detto, già, cambiamo nome, io sì, dai, cosa facciamo? Ma pensa, va bene. E adesso come ti chiami? Fossero tutti così, sai che spettacolo. Fossero tutti come l'Anna Maria. E adesso come ti chiami? Air Pura. Oh, brava, applauso ad Air Pura. Che bello, Air Pura. E senti, domani adesso ti fa Anna Maria. Non siamo più al lockdown, divento estremamente cattivo. E perché mia moglie dovrebbe venire nel tuo salone? Perché siamo specializzati nella tessinazione di cute e capelli. Ragazzi, qui preparatissimi! Preparatissimi! Vabbè, andiamo a posto. L'Anna Maria è così, ragazzi, cioè. Tra l'altro, Anna Maria, tu, bam, sei entrata nel club, via, rifaccio tutto, brand nuovo, tutto nuovo, abbiamo fatto comunicazione. E tu sei una di quelle che fa tutto, brand therapy, online angel, tutto pieno, adesso zampierizzato. Cioè, sei una che va... Non solo... Sono anche boss elite. Sei anche boss elite, tiriamocela proprio. Cioè, tutto una grande. Non c'è più niente da fare. Quindi, adesso, adesso diciamoci la verità. Adesso ti abbiamo prosciugato tutti i soldi che avevi, non hai più niente e quindi stai per chiudere. Senti, no, è cambiato il salone da quando sei Air Pura, da quando hai un modello di business diverso. Mondo nuovo perché? Ma tu sei una di quelle... Senti, ma è vero che... adesso mi ricordo questa. Tu, quando hanno chiuso il lockdown, ti sei salvata perché avevi fatto gli abbonamenti prima? Sei una di quelle, sì, o sbaglio? Io ho fatto gli annuali a gennaio, infatti seguendo alla lettera quello che ha detto Nicolas. Avevo cominciato con i miei bravi numeri del gestionale, fare one to one le consulenze alle clienti, e quindi guardavo l'anno prima che cosa avevano fatto e gli facevo una proposta sull'anno precedente. Gioco forza notevole è stato anche il fatto che avevamo aggiunto anche un cashback a gennaio, quindi loro hanno visto questa opportunità di doppio sconto e si sono fiondate. Io continuavo a dire, Nicolas, ma io... Tutte si abbonano. Ho fatto praticamente 21 abbonamenti a gennaio, dei quali due trimestrali, un semestrale, tutti annuali. Ah, allora, innanzitutto prima ti faccio un applauso. E poi vado un secondo in condominio a dire, visto che tra l'altro ringrazio che ho detto, insomma, il condominio arriverà a pezzi. Cioè, è arrivata la Maria, ciao Maria, che lei non ha ancora aperto ma sta smontando il salone in mille pezzi. Ragazze, non so se avete sentito
che cosa ha fatto Anna Maria? Anna Maria ha venduto gli abbonamenti, ha venduto abbonamenti annuali quando non c'era il virus, cioè quando le persone non erano costrette dal fatto della paura, insomma tutti i vantaggi che vi abbiamo detto che avreste avuto voi, perché avranno, insomma, devono avere il posto, avete questo vantaggio, eccetera eccetera. Lei lo ha fatto in un mondo diverso, che era quello pre-Covid, dove dovevi trasformare le persone da vengo, prendo appuntamento quando voglio, a un abbonamento tutto l'anno o sei mesi, pagare prima. Che adesso vi sembra facile perché l'avete fatto. Avete sentito cosa ha detto? Faceva le consulenze. Lei faceva le consulenze prima del Covid e aveva fatto gli abbonamenti, perché nel piano che avevamo sviluppato in Parrucchiere in Azione all'evento di dicembre c'era, dopo dicembre, il cashback per tornare a gennaio, e quando a gennaio sei qua, inizio dell'anno, ti presento gli abbonamenti 3, 6 o 12 mesi per tutto l'anno. E chiaramente lì il lavoro era difficile, perché non era facile come adesso, vi assicuro, è per voi è stato più facile. Per Anna Maria è stato meno facile, l'ha fatto, gli è andato bene, e quando è scoppiato il casino, lei ha detto fermi tutti, io c'ho 25 abbonamenti, 18 annuali, posso resistere un mese, posso resistere due mesi, perché avevo già fatto. Quindi ad Anna Maria facciamo un applauso, anche al gatto di Anna Maria, che, non riesco, guardate, aspetta, eccolo qua, guardate il gatto, riesco. Guardate il gatto dov'è, è sulle tue spalle, ah no, è su un cosa, pensavo lo avessi dietro, sullo schienale, pensavo lo avessi dietro. Vado in condominio, ragazzi, volete fare una domanda? Qualcuno vuole fare una domanda? Guarda, cosa che non abbiamo mai fatto domanda al condominio, all'ospite parrucchiere che c'è. Chi vuole fare una domanda a Anna Maria? Anche per testarla, per vedere se è una che può entrare in condominio oppure no, se l'accettiamo oppure no. Chi è che vuole fare una domanda? Giusi o Maria? Giusi, dai. Ma io le faccio solo tantissimi complimenti, perché anche Nicolas aveva tentato ovviamente con me a gennaio di spiegarmi bene tutto quello che era gli abbonamenti, e io facevo una fatica incredibile. Per me questa volta è stato più semplice perché ho preparato le clienti col video, quindi io ho parlato con più clienti già interessate a prescindere. Invece per me era proprio un blocco andare da una cliente e fargli una consulenza addirittura, e proporgli questa cosa dell'abbonamento mi sembrava un ostacolo enorme. Quindi super complimenti, e adesso sto imparando anch'io, perché adesso a tutte quelle che chiamano per prendere l'appuntamento per il prossimo mese gli piazzo assolutamente un abbonamento, anche a clienti che non ne avevano ancora sentito parlare ovviamente, e quindi sta diventando un po' più semplice e figo, tra l'altro. Va bene, Maria, tu hai complimenti, quindi. Maria, tu hai ascoltato? Sono arrivata tardissimo. Non ti preoccupare, l'abbiamo detto, insomma, poi so che stavi lì ancora a smontare il salone, quindi... No, sono arrivata anche stasera di corsa con la diretta col sindaco, perché abbiamo finito finalmente tutto e domani si riparte. Per quel poco ho sentito complimenti assolutamente. Io, anch'io a gennaio, dopo che sono tornata da voi, dicembre, cashback, abbiamo chiuso a gennaio 16 abbonamenti, non ci credevo, perché io ero sempre stata molto diffidente invece. Siete stati bravi, mi avete comunicato benissimo. Ah, li avevi fatti anche tu a gennaio gli abbonamenti? 16 ne avevamo fatti. Infatti la mia socia diceva sempre, cacchio, ne abbiamo fatti 16, oh, cavolo. Erika, sì? Perché quando voi ci avete dato quel bel libricino a dicembre, che ce l'ho qui come tipo una reliquia, io ho detto, bene, adesso io applico tutto, punto. E applicando tutto, già davvero a marzo, abbiamo avuto, quando abbiamo chiuso, eravamo molto contenti, perché ho applicato davvero tutto. Bene, va bene. Poi riunitevi in condominio e se Anna, vedete un po' se trovate un monolocale Anna Maria. Lei non si è mai offerta perché è timida, però vi assicuro che Anna Maria è una che va dritto dove deve andare, e quindi secondo me dovreste farla entrare. Fate una riunione, vedete se c'è qualcuno, se è rimasto un monolocale libero. Va bene. Che aggiungo io sai che devo elogiare, quando c'è da elogiare voglio elogiare. Anna Maria è una che se gli dici Anna Maria fai a
B e C, lei fa esatto. A, B e C, ecco, incredibilmente. Giusy, ti assomiglia molto, l'Anna Maria, ti assicuro che ti assomiglia molto. È, ah sì? È una, è come te, insomma, c'è da fare, lo faccio, boh, vabbè, non lo capisco tanto, magari mi dà fastidio, ma provo a capirlo. Poi lo capisce, lo fa e dice perfetto, anche su foto e video. Senti Anna Maria, come sono andati i primi giorni? So che insomma... Hai fatto un paio di giorni allora, fino alle 9. Sì, ho fatto abbastanza. Sì, ho fatto dei turnover, però adesso un attimino mi ridimensiono e ritorno un pochino a una situazione normale, perché ammetto di aver avuto parecchia ansia, sì. Oggi devo dire che, essendo il terzo giorno, perché ho aperto martedì, oggi mi sono girata, perché ognuno di noi si è scelto una postazione, ho avuto un'immagine molto bella, e questo lo voglio dire anche appunto perché c'è Stefano che sente, mi sono girate, ognuno aveva la sua cliente, tutte che tagliavano, e Stefano sa che cosa voglio dire. Stefano, noi non so... È stato veramente bello. Ho guardato soprattutto una delle ragazze che c'avevo poi vicino, ed è anche quella che è un po' più chiacchierona, no? C'era Alessandra, le ho detto... sei felice, sei soddisfatta, lei ha detto, è meraviglioso, cioè finalmente... facendogli ed è, guarda, bellissimo, stupendo. Scusa, poi c'è anche un'altra cosa, Nico, è successa una delle cose, cioè sta succedendo una delle cose che tu hai detto, stanno chiamando persone nuove che dicono ti ho visto, ho seguito e so che tu sei quella che fa i trattamenti, e stanno chiamando persone nuove. Bene, sono contento. Scusa, volevo chiedere a Stefano, però. Stefano sa, ma noi non sappiamo. Scusi, Zampieri, può dire di cosa parli? Se si può dire, Sì, se si può dire. Certo. Sì, stiamo lavorando con Anna Maria sul fatto che non sia lei l'unica persona al centro del salone, quindi che impari a delegare i compiti alle collaboratrici dopo averle adeguatamente formate, preparate, e fatte coinvolgere all'interno di un progetto che è il suo progetto, quindi condividere progetti attraverso la condivisione di valori e puntare a qualche cosa di diverso. Stiamo ragionando sulla modalità di fare il parrucchiere ormai 4.0, neanche più 2.0, insomma un modo diverso per trovare il modo naturale per fare un upselling fondato su un sentimento che non possiamo discutere in un canale di Facebook, ma è troppo profondo, giusto Anna Maria? Vabbè, se capito, no, perché ha detto tutti tagliavano, prima tagliavi solo tu Anna Maria, era questo? No? Abbastanza, sì. Perché sei una centratrice, fai tutto tu, invece, no, va bene, sono contento. C'era un grosso blocco, perché addirittura poi io avevo assunto una persona appunto che era entrata come una sostituzione maternità, aveva già un salone suo ed è venuta a lavorare con noi, e addirittura quando in teoria le ragazze avrebbero dovuto tagliare, si sono fatte di nuovo, messe da parte in un angolo, e tagliavamo io e l'altra signora, e loro ancora continuavano a non tagliare, quindi c'era un pochino da far uscire fuori la personalità di queste ragazze, quindi clienti che hanno tagliato, che hanno mandato nella nostra chat WhatsApp riservata a loro, perché sono parte del gruppo, cuoricini, bravissime, guarda che bella testa, infatti abbiamo chiesto di poterle condividere nel club privato, e giustamente era giusto che anche le altre, che magari sono ancora un po' restie a farsi toccare perché non sono abituate, che vedessero che effettivamente sono brave e sono capaci. Bene, sono molto contento, quindi vuol dire che questo Zampieri non è proprio un farlocco, insomma, è proprio uno che... No, ma su questo noi siamo contenti, Stefano ci ha levato un peso, voi non avete idea, del peso che ci ha tolto a noi, a me, Nicolas, in primo, non so, ragione De Campo, ma noi il problema dei collaboratori lo abbiamo sempre vissuto come una cosa per cui, insomma, non sapevamo metterci un cerotto, perché non è roba nostra, ma una cosa che ci rimbalza sempre addosso. Va bene, Anna Maria, che dire? Posso dire una cosa ancora? Come no? Tu un puoi consiglio dire tutto. Che è così, che voglio dare alle colleghe in generale. Sì. E molto spesso si pensa sempre di puntare il dito e di dire
cavolo, guarda il dipendente ha fatto questo, guarda il dipendente ha fatto quello, guarda come si comporta, guarda come si fa. Se si vuole cambiare l'atteggiamento dei dipendenti, deve cambiare il titolare. Non sono i dipendenti che devono cambiare. Assolutamente. Bene, allora, visto che ti prendi un applauso, visto che Stefano ti ha detto questo, ma io devo dire, Anna Maria, che per quello che ho visto, ho sentito, insomma, da quando ti conosco, insomma, sei una che prende e si mette a fare le cose, perché è gestionale, brand nuovo, nuovo modello di business, comunicazione nuova, marketing fatto bene, investimenti, perché insomma sei una di quelle che, insomma, tra marketing qui, tra Benigni, Nico Benz, eccetera, insomma, i soldi che tiri fuori ogni mese devono poi rientrare da un'altra parte. Adesso ti sei anche zampierizzata, però poi le persone come te raggiungono i risultati, perché insomma alla fine l'avete sentito, no? Anche l'ospite che avevamo prima, no? Anche Fabio Misietto, alla fine le robe vanno fatte, se non le fai non succede niente, quindi poi ti meriti tutto il successo. Va bene, allora un applauso e un ringraziamento ad Anna Maria Greppi. Grazie Anna Maria, sei un esempio per le tue colleghe. Esatto. Vediamo se il condominio ti accetta. Se ti accetta, vai, non farla timidona, perché vedrai che... Ma stavano già parlando, sì. Che hanno trovato un bellissimo bilocale all'interno. Un bilocale, sì, ecco. Va bene, lei 100 metri deve essere almeno, se no non lo prende, Va bene, grazie Anna Maria Greppi, grazie! Grazie a voi, ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Allora, faccio un salto in condominio, che vado, ho visto che è arrivato Daniele, vado a salutare anche Daniele, che... Non so se hai aperto stasera o apri domani, Daniele, tu? Il microfono, accendi il microfono. Perché tu apri domani? Buonasera, buonasera a tutti, no? Abbiamo aperto stamattina, abbiamo fatto il pre-opening per le clienti del club. Aspetta, 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 diciamola questa, perché non l'abbiamo detta, per quello ho detto. Daniele ha fatto una cosa carina, lui aveva detto che apriva lunedì. Quindi 25, io apro lunedì, avevo annunciato tutti, eccetera. È uno di quelli che ha fatto le cose fatte bene durante questo lockdown, tra cui il club, fatto bene, gli abbonamenti a quelli del club, eccetera, eccetera. E poi, che si è inventato? Come l'hai chiamata? Abbiamo fatto un pre-opening riservato alle clienti del club privato. Tanta roba, bravissimo. E l'idea. Oggi ho condiviso. Aspetta, aspetta, che c'è. Scusami, io e Nicola stiamo godendo. Abbiamo fatto un applauso nel frattempo. Perché io guarda, quando ma io sono così. Quando il parrucchiere ha delle idee che io dico, wow, come sono fighe, ci avrei dovuto pensare io, invece ci ha pensato direttamente Daniele, io godo ancora. Ma di più. Ma sai perché? Perché lui è di Montecatini, no? Sai, Montecatini una volta, la bella vita era lì, quindi eccolo! Sì, ti ricordi Daniele, vero, in tutti i discorsi che vi fa Nico su Montecatini. Montecatini, ragazzi. Cioè, il pre-opening è roba dalla capannina, quei posti lì, capito? Cioè, quindi... Quindi figata, quindi hai fatto i tuoi soci del club come si sono sentiti? Sì, è stata veramente tanta roba e ho condiviso un dato con Stefano stasera e chi ha boss lo capisce, 238%. Alla faccia dell'upsell. La faccia dell'upselling. Diamo un piccolo per poter comprendere a chi è fuori, perché sente 238% è il riferimento a chi lo spiega. Daniele, lo spieghi tu o lo spiego io? No, spiegalo tu che è meglio, dai. Facciamo confusione, scalità. Facciamo morire Nicolas. Daniele, dai, facciamolo morire. Allora, è un indicatore che c'è all'interno della piattaforma GoWeb che dà un'indicazione di quanto stai facendo in più di quanto era già stato pianificato per la giornata. Quindi 238 vuol dire che ha fatto il 138% in più, cioè è andato oltre al doppio, un doppio al 38% in più rispetto a quello che era pianificato da agenda. Ti piace fare upselling? Infatti, per quello che ho detto, ti piace fare upselling? Insomma, bene, quindi... Devo dire che abbiamo solamente provato a mettere in pratica le idee che ci ha dato Stefano.
Beh, adesso si possono condividere, ste robe sono segreti da zampierizzato? Da zampierizzato. Eh beh, questo devi è roba segreta, no, è roba segreta. Ieri sta zampierizzando chiunque, stamattina il Corriere mi è arrivato, mi ha consegnato il pacco e mi ha iniziato a fare dei discorsi sul fatto che dobbiamo trovare una collaborazione migliore, dobbiamo trovare i valori comuni. Ho detto scusa, ma conosci Zampieri? Lui fa sì, sono zampierizzato. È amico mio. Amico mio. Va bene, bene, quindi Daniele sei contento, quindi giornata bella, sì, sì. Primo giorno, insomma, se c'era qualche ansia, ma tu non sei uno da ansie, mi sa, eh? No, abbiamo pianificato tutto, siamo partiti in maniera molto soft, anche le mie ragazze hanno gradito molto questa cosa, perché comunque lavorare anche con la mascherina, con i dovuti presidi, non è cosa semplice, anche se non è niente di invasivo, però ci vuole un po' d'abitudine, e devo dire che è andata molto bene, mi è piaciuto. Sono contento di essere partito in questo modo e di aver preso questa decisione. Ma senti Daniele, guarda, giro a te la domanda che era un po' il tema della puntata, insomma, questo fatto ne abbiamo parlato anche lunedì nella riunione privata. Io non so se tu prima, pre-Covid, prendevi già gli appuntamenti con l'app nel gestionale, non so se lo facevi. Non so se, me lo dirai tu, se in questa prima giornata il fatto di avere già gli appuntamenti è un po' queste regole che il Covid ti impone, cioè di fare una cliente, insomma, di non avere fila, di non avere gente, di non dover incastrare, questo fatto di aver fatto gli abbonamenti, quindi di aver preso dei soldi anche in anticipo, presi anche con nuovi meccanismi, quindi o PayPal o Stripe, insomma, ti ha fatto entrare in un mondo che non so se tu avevi già prima in quel mondo lì. E quindi abbiamo fatto prima, ti sei perso una scena, vattela a rivedere, una sorta di matrimonio tra la Erika Girlanza e il nuovo mondo. Questo fatto di dire, ma è vero che è più comodo, che è meglio se i clienti prenotano da soli in automatico, o perché hanno un abbonamento già prepagato, o perché vanno attraverso un'app senza che voi dobbiate vivere incastrando quella con i capelli lunghi, con quella che fa la piega, perché magari farete due passaggi in meno, ma se il modello di business è fatto bene, tra rivendita, pacchetti di meno servizi, si guadagna forse anche di più lavorando di meno, meno sereni e senza stress, perché non dovete rispondere alla telefonata, incastrare. Giuri anche tu, giuri non lo so, ma Erika ha giurato che terrà sempre questo mondo dopo. Tu già facevi così prima? È cambiato molto il lavoro di oggi, la giornata che hai vissuto, da quello che avevi prima? E terrai duro nel tenere questa formula? Allora, premetto che per me tutte queste cose le stavamo implementando piano piano, e in questi due mesi abbiamo fatto tutto quello che avremmo fatto tra 2020 e 2021, l'abbiamo fatto praticamente in due mesi e mezzo di lockdown. L'app la stiamo cominciando a usare, la stiamo cominciando a trasmettere da questi due mesi, perché sinceramente fino prima del lockdown non avevamo distribuite più di tanto. Abbonamenti neanche ne facevi prima? L'abbonamento per me era un mondo completamente alieno. Alieno, ok. A pagamenti anticipati pure? Sì. Non abbiamo mai adottato questo tipo di tecnica qua. Okay. Sono proprio sincero. Ok. Però abbiamo deciso di prendere il toro per le corna, e a tutti quelli che telefonano, a tutti quelli che vengono, diciamo molto chiaramente, molto semplicemente, che non prenderemo più gli appuntamenti telefonicamente. Ah, quindi, vedi. Se vogliono prendere l'appuntamento devono scaricare l'app. Invece, per quanto riguarda la gestione degli appuntamenti e degli incastri della clientela, ho concordato con il mio staff, e lo stiamo cominciando a raccontare anche alle clienti, che non tutte le volte che fisseranno un appuntamento avranno un operatore dedicato per tutto il tempo che passeranno in negozio. Okay. Quindi addio agli incastri, addio alle sovrapposizioni. Bragione, adesso io la domanda gliela faccio, perché è arrivato anche tardi lui, quindi non ha sentito quello che ho detto prima, quindi la domanda io gliela faccio, guarda, proprio così, secca, senza musica. Caro, vai, senza pietà. Caro Daniele, sei disposto a prendere gli appuntamenti senza che tu abbia diritto di replica? Cioè la cliente guarda la tua agenda,
vede che sei libero martedì alle 10, prende l'appuntamento, paga e basta, mentre tu sei in giro in bicicletta. Se no non vado. Io sì. Oh, io sì. Oh, ma guardate che ragazzi, voi non avete idea, ma no, perché cioè perché guardate che no, Bragion, diciamolo, non è che questa 2 roba 2 su 2, 100%, bravo Nico. No, no, perché comincia, cioè questo pensiero comincia a entrare nella testa dei saloni, cioè il fatto di non dover per forza dipendere dal loro modo di incastrare, altrimenti il loro salone va in perdita, gli è cominciato a entrare in testa. Quindi, come ha detto Erika, è lo stesso Daniele che dice, 2 mesi fa non le facevo ste robe, adesso le faccio, a una dichiarazione del genere, dire sì, poi magari si riascolta la domanda e dice, non so se ho detto la cosa giusta, ma in realtà... Daniele, ti assicuro che è una mentalità che avete cambiato in questi 2 mesi e che sarà sempre più vostra facendo giornate così, perché se le giornate sono più serene, avete già la clientela che sapete che arriva, non dovete rispondere al telefono e arriverete a come faccio io, cioè a dire non entro in salone, ma io entro nella mia postazione qua al computer e guardo chi ho stamattina. Ecco, quando arriverete a quello, vi assicuro, la vostra vita migliorerà. Ma se tu già, Daniele, lo pensi, lo dici, vuol dire che anche dentro di te è scattato qualcosa della serie. Cavoli, forse vale la candela di questo gioco. Allora, partiamo dal presupposto che in questi 3 mesi abbiamo cambiato profondamente, anche grazie a voi, tutta una serie di credenze e di valori che erano radicati profondamente in noi. Io ho iniziato da barbiere nel negozio del babbo nel 1989, e quindi sono già ormai a 30 anni, più di 30 anni di carriera, e vi immaginate cosa vuol dire crescere con tutto il bene, tutto l'amore, però cosa vuol dire crescere in un negozio di barbiere vecchia maniera e poi evolversi in questo modo. Si hanno comunque delle credenze molto difficili da sradicare, però già il pensiero di non dover mercanteggiare più l'appuntamento. Bravo, quindi, mercanteggiare la parola giusta, bravo, bravo. Quindi no, vieni alle 2, allora no, t'aggiusto alle 2:30, però se vieni alle 2:15, no, allora vieni la sera alle 7 perché così ti contento lo stesso. No, l'appuntamento per telefono non si può più prendere, quindi scarica la tua app, trovati il tuo posto, c'hai tutti gli orari disponibili, scegli il posto che vuoi, però non è replicabile, non lo puoi mercanteggiare. Sì, guarda Daniele, sono davvero contento che la pensi così, e questo, ragazzi, sarà un cambiamento epocale, perché vi assicuro anche la percezione che le persone avranno di voi e del vostro salone cambia quando avete questo tipo di atteggiamento. Anche, bravo, ha detto giusto Daniele, sul mercanteggiare l'appuntamento, che diventa qualcosa di troppo informale, mentre prendere l'appuntamento crea quella formalità che crea anche la giusta distanza dal io sono un professionista e tu occupi il mio tempo a tol costo, che è una cosa molto semplice. Vi assicuro che anch'io ho vissuto momenti in cui sì, dai, te la do la consulenza martedì alle 2, no, a 2 dobbiamo prendere la bambina, facciamo 2:10, ma sono in macchina, va bene, dai, anche dalla macchina. Oggi chi mi chiama dice guarda sono in macchina, io li metto giù, chiudo, ciao, ci vediamo la settimana prossima. Cambia tutto, poter far scegliere loro, se voi vi siete tolti, imparerete a togliere questa roba, che adesso con Bragion scherziamo, ma abbiamo fatto 2 anni a parlare di agenda e io dicevo ma veramente gli fate, veramente avete la wish che voi dovete riguardare, rimettere, far la controproposta, quella riattacca, ma davvero? Cioè per me è una perdita di tempo, oltre che uno stress fisico, e in più, insomma, su questo sono molto contento, quindi sono... voglio chiudere questo argomento dicendo che l'automatizzare gli appuntamenti deve essere una cosa che adesso vi è venuta facile, ma che dovete tenere duro, non solo su quello, ma anche sul farsi pagare prima, perché anche questo sistema di abbonamento, prenotazione, pagamento alla prenotazione vi toglierà questo, cioè non voglio più sentire, non voglio più che qualcuno mi dica scusa, come posso fare per quelli che mi prendono un appuntamento e non si presentano, gli dico che mi devono dare dei soldi di caparra. Ma se voi cambiate metodo, questa domanda non ci sarà più,
perché se uno è vendente abbonamenti o prendete appuntamenti prepagati, non dovrete più fare la cosa antipatica di dire: ah, guarda che mi devi dare la caparra così se non vieni. No, diventa automatico, fa parte di un sistema, quindi vi togliete anche quella roba lì. E se, non solo non è, è facile, anche se non l'avete mai fatto, perché questa è la verità, l'ha detto Daniele, ma tutti gli altri in condominio, nel club, che sono partiti da a gennaio facendo dell'altro, e improvvisamente Stripe, abbonamenti, PayPal, che sembrava, cioè, Stripe, Nicolas, quando mai abbiamo detto la parola Stripe nel club? Ma mai! Dicevamo PayPal, io dicevo PayPal perché più, non ci saremmo mai permessi di dire la parola Stripe. E quindi invece no, adesso avete capito che è un tutorialino. Cristiano ci ha messo 10 minuti a fare un piccolo tutorial, tutto è diventato molto più facile e soprattutto elimina un sacco di stress, cioè davvero, cioè non è vero che il parrucchiere, vengo Erika, non è vero che il parrucchiere deve essere per forza un lavoro stressante, si può anche riposarsi. Dica Erika, vai, dimmi. Una domanda, Cristiano. Sì. Visto il tema che stavi dicendo, quindi sì. Cristiano, in quanto tempo più o meno riuscite a creare che nel cliente appena prende l'appuntamento, ecco, richiesta di funzione in diretta, vai subito, vai. Prego. Allora, se un cliente prende l'appuntamento, sì, prima di che il cliente definisca l'appuntamento ci deve essere il pagamento. Quando verrà, si farà questa cosa che è fighissima? Beh, questa non devo neanche prenderla appunto, ma che roba. Perché lunedì rilasciamo l'aggiornamento di web con i pagamenti Stripe, i giorni dopo si aggiorna l'app e quindi Stripe, i pagamenti sono già disponibili, quindi si parte potendo pagare già prodotti e prepagate, quindi quello già funziona. E a stretto giro, subito dopo, arriva il pagamento dell'appuntamento. Quindi, se settimana prossima hai già questo, quella dopo o al massimo 10 giorni dopo avrai il resto. Toccherà aspettare altri 10 giorni, purtroppo. No, ragazzi, è un altro pianeta. Anche perché doveva uscire tra 3 mesi. No, di più, doveva uscire a dicembre. Allora, questa era una promessa che gli sviluppatori mi avevano fatto per dicembre 2020 al parrucchiere in azione doveva essere. In realtà, come vedete, è vero che questo mondo si è accelerato. Oddio, la velocità della luce che è partita, non si sa perché, insomma, siamo a maggio, quindi sì, è partito. Va bene, ragazzi, direi che abbiamo quasi fatto tutto, quasi, ma come quasi? Dica quasi. Ah, sono già 22:40, visto che... Eh no, quasi tutto, perché dobbiamo... Abbiamo un'ultima roba da far vedere, è stata un'idea sua, perché guardate, lo diceva anche Fabio Messina, no? Che in questi giorni il parrucchiere è diventato, in questi giorni, in questi mesi, è sulla bocca di tutti, e l'audio, sì, adesso toglierò quel fatto lì, se schiaccio la barra spaziatrice va via l'audio. Dicevo, il parrucchiere è sulla bocca di tutti e quindi fine lockdown anche i youtuber più famosi si mettono a fare parodie proprio sul parrucchiere. Allora, prima di chiudere, prima di salutarci e darvi l'appuntamento per dirvi che cosa faremo settimana prossima, ci dobbiamo vedere, vi dovete vedere questo video perché è una figata. Guardatevi il parrucchiere, i tipi di parrucchieri, parodia dei Pantelli. Sì, buongiorno, salve, avete riaperto? Sì, buongiorno, sì, guardi, abbiamo appena riaperto. Ah, ecco, sì, volevo prenotare un taglio da voi, se è possibile. Sì, guardi, l'avviso che c'è un'elevata richiesta, come potrà ben immaginare, quindi non le posso dare subito un appuntamento. Ah, guardi, nessun problema, posso aspettare anche qualche giorno, mi dica lei quando siete disponibili. Ok, allora, vediamo un po'. Per Natale? Ha impegni? Come a Natale? Ragazzi, al mio segnale scatenate l'inferno.
capelli. Parrucchiere, tagliaci i capelli. Va bene l'acqua? No, vorrei un gin tonic, grazie. Mojito? Ma lo sai che la Delalice e Damante sono tornate insieme? Assurdo. Ma lo sai che Emma Watson è fidanzata? Pazzesco. Ma lo sai che... Che non me ne frega un cazzo? Lo sai? Te l'hanno detto? Invece che pensare alla vita degli altri, pensa alla tua, che fa schifo. Se ti do 50 euro, mi fai saltare la coda? Io? Facciamo 100? Ci vediamo domani mattina alle 9. Sì. Dai, che guarda, noi abbiamo riaperto. Ah, sì, sono molto contento. Bel po' di clienti. Ma chi è? Il corriere? No, no, sono venuto a tagliare i capelli. A tagliare i capelli? Tagliare i capelli. Prego, prego, venga! E allora? Ha deciso come farli? Sì. Li vorrei come lui. Nessun problema. Bellissimi, perfetto! Grazie, grazie! Ah, chi è che abbiamo adesso come cliente? Daniel. Ah, chissà come gli saranno cresciuti i capelli. Ciao raga! Un signore è tornato Gesù! Un signore è tornato Gesù! Camminerò, camminerò sulla tua strada, signore, signore! Dani, io finalmente vado dal parrucchiere, vieni? Ma che parrucchiere, parrucchiere, cosa vai là a perdere tempo a spendere un sacco di soldi? Io ho preso il kit su Amazon e faccio tutto da solo e risparmio un sacco di soldi. Ma dai che poi fai casini, guarda che il parrucchiere è un mestiere serio, bisogna studiare tanto per far bene i capelli. Ma che casini, casini, ti faccio vedere, che capolavoro. Aspettami, guarda qua che roba. Ah! Che cosa hai fatto? Ho preso il kit della Ferragni. Perché te l'avevo detto? No, adesso sei deficiente. Come sto? Allora, per il taglio sono 15 euro. Ah, ok, perfetto. Vuoi anche la cera? Ah sì, grazie. Sì, tieni. Sono 600 euro. Come 600 euro? Dai, tira fuori i soldi, dai. Tu sei fatta d'oro? Quel deficiente mi ha appena lasciata. Devo cambiare. Capelli corti con cressona centrale. Che coraggio, Roby, ma sei sicura? Sì, basta con la solita Robertino timido, gentile, caga sotto. No, è ora di tirar fuori le unghie e far vedere a tutto il mondo la pantera che sono. E allora andiamo! No, ti prego, ti prego. Non mi tagliare i capelli, ti prego. Ma scusa, la panterona, l'aggressività... No, ti prego, fammi la stessa piega. Solita? Sì. Ma che sfigata, dai! Vano! Prima di cominciare vorrei dirvi che mi mancherete da morire. E ne abbiamo passate tante insieme. Separarmi da voi è una delle cose più difficili della mia vita. Vi amo da morire. Ormai siete parte di me. Roby, ma si può sapere che cosa stai facendo? Parlo con le doppie punte! Ah, parli con le doppie punte. Psicopatica. Come va, Dan? Ma tutto bene, tutto bene. Cavolo, è da gennaio che non ci vediamo, eh. Pensa che sono 4 mesi che non mi taglio i capelli. Incredibile, 4 mesi. Ma dove sei stato? Dove sono stato? In lockdown. Perché? La ricrescita non è coerente con il taglio delle mie forbici. Non è coerente? La linea del capello sbagliata... Dire che ti ho scoperto. Mi hai scoperto in che senso? Daniel,
sei stato con un altro? Io? No, figurati, ma sai che non faccio... Ascolta, sono 10 anni che vieni qui da me. Lo so. Adesso devi guardarmi negli occhi e dirmi la verità. Sei stato con un altro? E va bene, sì, sono stato con un altro, ma è stata solo una scappatella, giusto una spuntatina, niente di che, con delle forbici che ho portato anch'io da casa. No, non fare così. Troia! No, vabbè, adesso troia no, cioè non esageriamo, alla fine per una spuntatina con un altro... Il parrucchiere come la moglie! Non si tradisce, è un legame sacro! Oh, calmiamoci, sì, ho capito, vabbè, non esageriamo. Materia. No, Jay. Jay, ti prego, ti prometto, ti prego, torniamo come eravamo prima. Non... Zitta! Non ti tradirò mai più! Vattene via! Maltracca! Porcaccione di una sporcacciona! Bello, 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 bello. Bravi davvero i Pantellas. Va bene, allora ragazzi, è stata una lunga puntata. Avete visto la fine? 1:50 è durata. L'avevamo previsto. Allora, intanto grazie al condominio. Grazie anche a quelli che non ce l'hanno fatta, insomma, prima settimana difficile. Grazie a quelli che ce l'hanno fatta invece a venire a stare con noi. Noi ci vedremo, cari ragazzi, giovedì prossimo, perché ormai questo è l'appuntamento, alle 21, tra le varie cose. Giovedì avremo un'azienda molto grande, cioè faremo un'intervista al direttore commerciale della Bioesthétique Paris, e quindi faremo una chiacchierata con un'azienda un po' particolare. Tra le altre cose, il nostro tema, avremo una parrucchiera ospite, insomma, questo sarà il format dell'iClub che torna giovedì prossimo alle 21 come tutti i giovedì. Ciao e buon lavoro. Ciao. 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 Come si prova il club? Vai sul sito clubdeiparrucchieri.it, ti iscrivi alla prova gratuita di 14 giorni senza dover nemmeno utilizzare la carta di credito. Inserisci i tuoi dati e aspetti la mail. Chiedi l'accesso alla tua area riservata e aspetti che ti venga confermata. Entri nel gruppo privato di Facebook e ricevi il tuo gruppo su WhatsApp con all'interno tutto lo staff del Club dei Parrucchieri. Ricevi tutte le indicazioni via messaggio e puoi cominciare. Parti dallo step 1 dell'area riservata e comincia a guardare i video quando e dove vuoi, seguendo un percorso step by step. Per ogni dubbio o domanda vai nella tua chat WhatsApp e fai tutte le domande che vuoi e quando vuoi. Ricevi le tue risposte, continui con i video e cominci a mettere in pratica. Ogni settimana ricevi un nuovo video e poi vieni invitato al webinar, dove in una stanza privata ti vengono spiegate le iniziative che dovrai fare nel prossimo mese in salone. Puoi fare domande ai relatori e interfacciarti con gli altri colleghi. Vai nel gruppo di Facebook, contatti e fai domande ai parrucchieri come te. Prenoti i tuoi posti gratuiti per il prossimo evento del club e raccogli i punti che ti permettono di ricevere premi in servizi e sconti da utilizzare nel club. Impari, cresci, metti in pratica, ti confronti e raggiungi i risultati. Tutto comodamente da casa, dal tuo smartphone, quando e dove vuoi, senza vincoli ed esci quando vuoi. Il mondo è cambiato. Cambia anche tu.